Benvenuti sul canale, io sono Lilla. Oggi spacchettiamo un pacco che mi è stato regalato da mio fratello per Pasqua. Lui ha detto che non mi avrebbe fatto un regalo, cioè un regalo nuovo, ma un pacco. E non so bene che cosa ci sia, ma mi ha detto che ci sono quelle cose che piacciono a te. Quindi ho pensato di poterlo aprire nel canale. Penso che quelle cose che piacciono a te siano anche le cose che piacciono a voi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piace e di attivare la campanella per non perdere le notifiche e quindi i video. Detto questo, iniziamo subito col dare un'occhiata al packaging di questo pacco, perché sì, diamo uno sguardo come facciamo normalmente con i pacchi ed è stupendo, complimenti, questo fiocco è fantastico. Fantastico se a te mancassero 9 dita su 10. Ok, e anche la scatola. Vabbè, dai, per il riciclo almeno. Praticamente hai scelto una scatola di cornetti. Ecco dove finiscono i gelati quando lo voglio. Te ne mangi tutti tu. Ok. Sono veramente curiosa di sapere che cosa ci possa essere qua dentro. Spero niente di schifoso. Apriamo. Oh, cosa c'è? Cose fake? Moon, non le ho mai avute. Oh, le adoro. Ce ne sono due. No, wow, quanta roba. Ok, allora, blind bag di Sailor Moon. No, Regal Academy. Questo l'avrei voluto, l'ho sempre avuto paura di comprarlo. Poi insomma ci sia una. No, dei nuovi schifi, Doll Fluffy, che due, ma sei pazzo. Bellissimi. Ma c'è altra roba. Questo cos'è? Model Fashion, non l'ho mai visto. Crea il tuo stile. Due fashion book, 50 stickers. Io adoro gli stickers. Oddio, c'è un magazine. Super Creativity e poi c'è un magazine. Wow, grazie, quanta roba! Aspettate che la metto tutta insieme. Ok, un bottino piuttosto ricco, apriamo qualcosa. Allora, ho deciso di aprire i fashion, il model fashion perché non li ho mai visti e poi Fluffy perché è una vita che mi chiedete di aprirli. E poi aprirò in un'altra puntata le Sailor Moon e l'Academy, così non sarò troppo lungo il video. E metterò un like da sola al video, quindi il primo like sarà il mio per ringraziare il mio fratellino di questo regalo. È vero, dentro ci sono cose che mi piacciono. Mi sono quasi commossa. Allora, sto sbirciando la busta e qui c'è scritto periodico bimensile aprile-maggio 2017, quindi è proprio una novità. Ho visto che c'è il prezzo 2,50 euro, bimbi felici numero 17, mi fa molto ridere bimbi felici. Comunque la confezione mi piace molto, è argentata ed è piena di farfalle e la copertina è model fashion, crea il tuo stile, quindi immagino ci siano degli stickers da comprare. Dentro trovi sempre due fashion book più tanti accessori. Queste sono le ragazze che trovo in copertina. Non so se ci sono dei pacchetti diversi o se sono tutti uguali, non ne ho idea. E dentro ci sono dei multipack più 50 stickers. A questo punto non mi resta altro che aprire. Comunque, se voi le avete, avete qualche indicazione, mi raccomando, lasciate un commento. Ci sono altre due bustine, una matrioska praticamente. Quindi praticamente da quello che mi viene in mente, sembrano delle vecchie serie rimesse insieme, può essere? Sì, è proprio così perché mi dice che questa era del 9 settembre 2009 e quindi probabilmente questa è un'edizione summer di qualche anno fa. Ok, però non le avevo mai viste, quindi potrebbe essere divertente. Apriamo questa. Ce l'ho fatta alla fine! Voilà! Allora,
Vedo di inquadrarlo bene, spero che si vedano. Dunque, l'idea è un po' come quella di Fashion Barbie che è uscita il mese scorso, che ho recensito negli scorsi video, e ci sono tantissimi, tantissimi adesivi con i modelli tac, che sono stacca-attacca. Addirittura ci sono tantissime pettinature, i costumi da bagno, i costumi da sera. I costumi da sera? Ma che stai dicendo? I vestiti da sera? I jeans e probabilmente qua, eccole qua, ci sono le model a cui attaccare i vestiti, quindi potete fare diversi outfit. Ve li faccio vedere. I disegni mi piacciono, ma non sono molto nel mio stile perché a me piacciono più mangosi. Questo invece è uno stile grafico che usa molto in Spagna e in Francia, ma non è il mio stile. Mi piacciono, ma non mi fanno impazzire. Non che non siano belli, però è proprio una questione di gusti. Apriamo l'altro. È dedicato totalmente a Sofì, mi dice, e la copertina anche questa volta è brillantinata. Uso le forbici. Andiamo a vedere quali vestiti ci sono usciti. Mi sembra sportivo questa volta. Però non mi sembrano 50 adesivi, possibile? Non sono assolutamente 50 adesivi. Ok, ci sono i leggings, la t-shirt per fare ginnastica, infatti tuta, scarpe e poi degli abiti casual. Vediamo un po'. Ecco qua dove attaccare i nostri abiti. Ah, vedete qua c'è Parigi, shopping a Parigi. Secondo me questa è una serie parigina. Dovrei scegliere, andare a vedere perché la tipica grafica dei disegni che fanno in Francia, sapete che sono abbastanza riconoscibili. Ok, molto carina in definitiva. Per chi vuole fare gli outfit, si diverte a creare sfilate di moda, secondo me può essere molto divertente. Però, ragazzi, non sono 50 adesivi. Sì, li ho contati, sono 25, 25 pezzi, quindi sì, sono 50. Potere della matematica, vieni a me! Ma rimettiamo a posto e apriamo i pezzi forte. Ecco gli Skiffydoll Fluffy, sono degli slime colorati, profumati e sono gli ultimi della casa Skiffydoll. In questo caso ho ricevuto quello verde al gusto tè verde. Oh, io adoro il tè verde e adoro anche questo verde. E poi vediamo un po' rosa, gusto rosa ed è giallo, che strano. Effetto super soffice e scoppiettante. Effettivamente, la cosa di questi slime è che sono soffici. Lo voglio aprire subito. La confezione è veramente bellissima. Ha questi colori così delicati. Oh, ma c'è. No, guardate! Sensazione fantastica! Oh, che profumo! Aspettate che annuso. Allora, è identico, ma identico alla crema viso di mia nonna alla rosa. Cioè, è identico. Qui c'è il ricoperto con la plastica per proteggerlo dallo slime. Il libretto, andiamo a vedere. Guardate che colori delicati, anche in questo caso. E c'è tutta la lista dei slime. Celeste, c'è il profumo lavanda, poi c'è il giallo alla rosa e ce ne sono tantissimi. Andiamolo a manovrare. Ah, è morbidissimo. È una sensazione molto delicata, molto wow, molto bella, ma è enorme la mia mano. Ah, guardate. Super gigante. Ve lo avvicino piano piano. Io so che bisogna scaldarlo nelle mani per farlo diventare sempre più soffice e sempre più allungabile e poi far entrare le bollicine per farlo scoppiettare. Vediamo se scoppietta. Sì, fa un bel po' di rumore. Infatti so che molte ragazze fanno i video rilassanti con queste cose. Questo colore è bellissimo. Voi ce l'avete? Di che colore l'avete scelto? Il profumo è buonissimo. Non pensavo, perché di solito
No, non è vero. Ultimamente gli slime profumano tutti. Apriamo questo. Questo è il mio colore preferito. Spero che dentro ci sia un bellissimo colore. Ok. Quando ho visto le foglioline pensavo fosse alla menta, che è uno dei miei odori preferiti e anche gusti preferiti. Che bello questo colore così delicato! È bello anche perché non, di solito lo slime ti sguscia via dalle mani e invece è proprio, è come avere uno squish in mano. Sento l'odore. Questo sa di saponetta alle erbe, aspettate. Sì, questo non so se è perché quello è molto forte, ma questo è meno, cioè più delicato e sa quasi di sapone, boh, sapone al tè. Non sa proprio di tè verde, non lo so, sa di più di erbetta. Scusate, ma il colore quanto è bello! È proprio da bambolina, meraviglioso! E puoi fare anche le bolle con questo. Lo devi scaldare, adesso è gelido perché era nella scatola. E poi lo puoi anche allungare. No, a me non riuscirà mai. Dai, ti prego. Sì, si sta già allungando. No, no, non mi deludere. Ok, devo raggiungere gli angoli del mio video. Sì! Ragazzi, com'è bello, veramente è stato un bellissimo regalo. Ve li consiglio, se vi piacciono gli stickers, questi sono carini. Gli slime sono fantastici, santo cielo è. Ah, così rilassante. Vado a provare a fare le bolle per vedere se riescono. Io vi saluto e se volete i video degli spacchettamenti di queste altre bustine lunedì, fatemelo sapere in un commento e fatemi sapere anche se avete provato queste bustine e se avete comprato questi Skiffydoll e di che colore e di che sapore, o meglio di che profumo, li avete trovati, anzi comprati. Io li ho trovati, ma voi magari li avete scelti. Un bacione a tutti, buona giornata e io come al solito vi stritolo di affetto. Ciao!